cosa tu fai, per favore, ce ne sono poi tante altre. Ce ne sono tante altre. In questo modo chiunque potrebbe dire: ma c'è un'altra cosa più importante, allora questa non la facciamo perché ce n'è un'altra più importante, alla fine non facciamo più nulla. Invece tutte le cose si devono fare parallelamente, perché tra l'altro si aiutano una con l'altra. Se noi riuscissimo ad abolire la caccia, questa sarebbe una ricaduta favorevole per l'idea dell'animalismo in genere e quindi anche del consumo di carne. Grazie. Si iscrive anche per parlare a favore della mozione Maria Giovanna Devetag. Sì, grazie, anch'io vorrei esprimermi a favore di questa mozione, perché posso anche essere d'accordo, diciamo, su un discorso astratto, filosofico, se mi ponessero la pistola alla tempia e mi dovessero costringere a scegliere tra abolire il catnum di allevamenti o la caccia, sì, e non avessi altra scelta, abolire gli allevamenti, ma secondo me non si può prescindere nella scelta delle strategie da portare avanti su quello che è il livello di sensibilità raggiunto dalla società in merito a determinati temi. E secondo me, in merito alla caccia, la società è molto più avanti nel considerarla una pratica crudele da abolire rispetto che al consumo di carne, quindi non si può prescindere da questo aspetto nel valutare l'opportunità o meno di portare avanti una battaglia. Unitamente a quello che sottolineava Carlo Consiglio, cioè sul fatto che ogni battaglia singola ha poi delle, quelle che in economia si chiamano esternalità positive, cioè delle ricadute su altre battaglie, cioè la, portare avanti una battaglia per l'abolizione della caccia può benissimo convincere un certo numero di persone alla causa animalista e perché no anche antispecista. Succede spessissimo che una persona si avvicini a questi temi per una battaglia specifica e poi allarghi il suo sguardo. Quindi per questi motivi io sono a favore di questa mozione. Ringraziamo Maria Giovanna. A questo punto direi che possiamo passare alla votazione su questo documento, prima sulla mozione particolare a firma Fabrizio Cianci, di cui abbiamo dibattuto in questo momento, eccolo qua, chiedo scusa. Quindi inserì a volte il lancio della campagna di abolizione dell'attività venatoria sul territorio nazionale. Chi è a favore all'approvazione di questa mozione può alzare il cartellino. Chi è contrario? Aspetta, scusa. Chiedo scusa. Rialzare nuovamente il cartellino. Chi è a favore? Chiedo scusa. Chi è a favore? 12. 12 a favore. Chi è contrario? Astenuto. Chi vi parla? Per cui la mozione è... Due astenuti, quindi la mozione è approvata. Passiamo all'esame della successiva mozione particolare, sempre a firma Fabrizio Cianci, mozione per la promozione della collaborazione tra radicali ecologisti e parte in causa. Ne do lettura un attimo, dunque... La mozione, a prima firma Fabrizio Cianci, illustra, dice così: premesso che nel panorama politico italiano tematiche fondamentali e a nostri pareri oggi assolutamente prioritarie, come la salvaguardia, il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli animali non umani, la valorizzazione degli ecosistemi e di tutte le specie viventi, nonché l'individuazione di nuovi modelli di produzione, vengono fumosamente agitate come slogan in campagna elettorale, ma non trovano poi nessuna forza politica terreno fertile per tradursi in iniziative concrete. Premesso che anche l'universo radicale pare aver da tempo abbandonato, nonostante siano stati centrali per decenni nel pensiero e nell'azione politica radicale, le tematiche dell'ecologismo, dell'animalismo e in generale del rispetto di tutti gli esseri viventi. Considerato che, da un anno a questa parte, in ambito radicale, le anime ecologiste, ambientaliste, antispeciste e animaliste hanno trovato casa in due associazioni, radicali ecologisti e parte in causa, che ritengono assolutamente prioritarie le tematiche citate in premessa nell'agenda politica odierna e pertanto condividono una serie di obiettivi ad essa legati. L'Assemblea di parte in causa, riunitasi a Roma il 12 ottobre 2013, impegna gli organi dirigenti a verificare le condizioni e le modalità di collaborazione tra radicali ecologisti, Democrazia Europa Impresa e parte in causa Associazione Radicale Antispecista, al fine di consolidare una piattaforma che sia in grado di rimettere al centro del dibattito politico le questioni citate in premessa, individuando al più presto una serie di proposte concrete, a partire ad esempio da
proposta di abolizione dei sussidi statali e comunali all'industria zootecnica, iniziative volte all'abolizione della caccia, sostegno e metodi alternativi alla sperimentazione animale. Questo dice la mozione. Prima di dare la parola a Fabrizio Cianci per l'illustrazione della stessa, vi comunico che è espirato ormai da qualche minuto il termine per l'iscrizione al congresso. Manca un quarto d'ora per lo spirare del termine delle mozioni generali, delle mozioni particolari e delle proposte di modifiche statutarie. Do la parola al compagno Cianci per l'illustrazione della mozione in oggetto. Sì, allora intanto una piccola precisazione, anche perché mi sembra dovuto, questa idea contenuta in questa mozione parte da un dibattito che probabilmente qualcuno avrà visto nel gruppo degli iscritti di parte in causa, nata da dialogo tra Mattia De Re e Mattia Caruso. Tu sei stato il primo, quindi adesso non fare il vago. Però Mattia De Re, che ha redatto questo testo, è purtroppo malato, quindi ne approfitto anche per augurargli pronta guarigione e tanti saluti affettuosi, ecco, radicali. E vi spiego un po' il senso. Allora cerco anche un po' di interpretare il tema. Allora, il testo parla abbastanza chiaro, insomma, nell'ambito radicale sono nate per fortuna queste due associazioni, sono due associazioni che hanno una sensibilità comune, evidentemente fanno attività orientate su campi specifici, chiaramente, no? Quindi c'è chiaramente la radice culturale, politica comune, quindi giustamente qualcuno ha detto: perché non cooperiamo? In realtà noi abbiamo già fatto qualcosa insieme. Maria Giovanna molto giustamente ricordava ad esempio il convegno del 5 luglio, dove insomma siamo riusciti anche un po' a tirare fuori qualche idea carina nel movimento antispecista e anche ecologista, che se ne è parlato anche fuori, insomma. E come vi ho detto, Maria Giovanna fa parte, insomma, dei soci fondatori di Radicali Ecologisti, sono iscritta a parte in causa, insomma, quindi comunque c'è una frequentazione anche proprio basica, umana, e una stima reciproca al di là di questo. Quindi, però, giustamente c'è stato qualcuno che ha detto: vediamo un po' di mettere a frutto anche per cercare di creare un valore aggiunto nell'ambito radicale e non. Quindi renderci un po' più forti su alcuni punti. Alcuni punti avanzati sono questa abolizione dei sussidi statali comunitari, e qua rientra un po' tutto il discorso della PAC, la politica agricola comune. Per quanto riguarda le iniziative volte all'abolizione della caccia, sono state riprese qui dalla mozione appunto presentata nel meeting dei Radicali Ecologisti, e l'idea anche di fare un workshop integrato andrebbe nella direzione di lavorare insieme. Ora io cerco di fare chiarezza, nel senso che ho chiesto, infatti fa serve a Mattia De Re in realtà, perché c'era chi parlava di collaborazione, cooperazione, federazione, eccetera. Allora, parlando anche durante il nostro meeting, erano presenti Gabriele, Maria Giovanna, eccetera, abbiamo pensato: andiamo sul pratico, intanto pensiamo a fare delle cose, a produrre delle idee, e poi eventualmente vediamo se ci sono dei margini per fare altro, per fare cose più organizzate, per aggiungere dei temi, levarli, comunque tenerci, diciamo, un ambito di lavoro in fieri, in sostanza, perché chiaramente non possiamo ingessarci su delle cose estremamente vincolanti. Quindi qui nel testo viene richiesta, appunto, ecco, sì, c'è un impegno degli organi dirigenti a verificare le condizioni. Quindi io poi quello che mi sento di dire, insomma, un mio punto di vista, è che poi questa idea di fare questi workshop integrati va nella direzione anche auspicata sia da Gabriele e Maria Giovanna di far partecipare di più sia gli iscritti di parte in causa che di Radicali Ecologisti, evidentemente, su dei temi veri. Cioè, quindi abbiamo un tema, c'è un confronto, e questo secondo me può essere un banco di prova per cogestire anche questa idea di questa cooperazione. Quindi nella mia sensibilità c'è anche un'idea di
sì, impegnare gli organi, però a me piacerebbe che tutti gli iscritti delle due associazioni possano, come dire, accompagnare questo discorso eventualmente su azioni specifiche. La caccia è una, qua se ne propongono altre due, eccetera. Per esempio, anche cose più light a livello impegnativo, insomma, no? E che comunque potrebbero essere utilizzate anche per le campagne, la caccia, piuttosto gli allevamenti, eccetera, è questa dei convegni, no? Che è molto carina perché comunque crea una situazione molto specialistica, perché chi viene comunque ha un'informazione senza troppi fronzoli, molto mirata, quindi senza perdere di tempo. Vengono degli specialisti, Filippo per esempio è una persona che ha contribuito alla riuscita del 5 luglio, e ce ne sono anche altri che possono essere coinvolti, e poi c'è questo aspetto così più sociale. Noi insomma, come associazione Radicali Ecologisti, ma l'abbiamo fatto anche per il 5, normalmente facciamo delle cene sociali vegane, perché comunque ci sembra un metodo, per esempio, anche per portare avanti una tematica di responsabilità ambientale. Poi chiaramente chi vuole mangiare carne lo può fare, cioè nessuno è messo all'indice, però è un'occasione per aggiungere un'informazione in più, diciamo utilizzare, ottimizzare il tempo. Quindi da questo in realtà, ecco, io darei molto spazio alla creatività e al dialogo, cioè come dire, vedo questa mozione che non ho scritto io, però devo presentarla, la vedo in questo senso, cioè come una possibilità in più, semplicemente per poter fare massa su delle cose che interessano entrambi. E intorno a queste creare anche delle situazioni progettuali carine. Ecco, io parlavo di delle cene sociali, ma in realtà si possono fare anche delle presentazioni di libri per magari entrare più nel merito. Si possono fare anche, come dire, scorporando alcune tematiche, magari scegliere in alcuni periodi dell'anno magari molto significativi, fare delle iniziative mirate. Insomma, in realtà c'è tantissimo da fare. E quindi, ecco, insomma, io la vedrei in questi termini. Scusate se mi sono dilungato, perché ho dovuto fare anche l'autocontraddittorio, insomma, non essendo il mio testo, e niente, insomma, penso di aver detto tutto. Poi se ci sono dubbi, c'è Mattia Caruso, che è scappato, eventualmente, se qualcuno vuole integrazione, sì. Ringraziamo il compagno Cianci, bravi per la presentazione. Interventi contrari, quindi io direi di possiamo passare alla votazione. No, io vorrei proporre un emendamento, visto che, cioè, sostanzialmente questa mozione è qua. C'era anche la cosa di, è la copia di quella che abbiamo 30 aprile, giusto? Quindi sì. Ah, sì, sì. Okay. No, sì, allora, a parte la timeline, quello poi se proponetelo voi. Io allora, timeline è 5 e mezza, quindi sono ancora 10 minuti per proporre mozioni particolari, mozioni generali e emendamenti. Sì, io pensavo che avessimo portato la mozione già emendata rispetto a quella del nostro amico. No, ti chiedo la cortesia di venire al microfono. Va bene. Ma è lo stesso, sì. Simone Lelli, sono tesoriere di Radicali Ecologisti. Niente, visto che comunque questa mozione ricalca quella che abbiamo votato nel nostro meeting qualche settimana fa, volevo aggiungere l'emendamento che abbiamo aggiunto a quella sede lì, che praticamente sarebbe un quarto punto finale di collaborazione, quindi non solo per quanto riguarda l'abolizione dei sussidi, della caccia e riguardo lo sviluppo dei metodi di ricerca alternativi, ma si proponeva anche appunto sostegno agli aspetti preventivo-terapeutici della medicina attraverso una campagna informativa di scienza della nutrizione che dia particolare risalto all'alimentazione a base vegetale. Ah, e volevamo aggiungere anche questa come quarta cosa, visto che comunque è stata votata al nostro meeting, sembrava giusto che combaciasse, no? Giusto. Ok, grazie. Allora, chiediamo al presentatore della mozione, che in questo momento, se Fabrizio è d'accordo a aggiungere quest'ulteriore comma alla mozione.
Sì, io facevo anche l'esempio delle cene sociali e di questa educazione. Okay. Quindi nel testo della mozione sei d'accordo che così come l'hai presentata si aggiunga questo? Quindi la mozione si intende arricchita da questo comma ulteriore e come tale direi di metterla in votazione se non ci sono dichiarazioni di voto contrarie. Chi è d'accordo con questa mozione può alzare il cartellino. Allora, per la presentazione delle mozioni è 17:30, quindi tra 7 minuti. Faccio mozione integrata. Sì, vai, no, ci sono fatto l'ultima parte. No, allora, l'emendamento che integra. Chiedo la cortesia di passare. È scritto a mano, non so se faremo uno sforzo da paleografo. Sostegno agli aspetti preventivo-terapeutici della medicina attraverso una campagna informativa di scienza della nutrizione che dia particolare risalto all'alimentazione a base vegetale. Questo è il testo del comma ulteriore e così viene presentata e proposta la votazione dell'assemblea, per cui chi è favorevole può alzare il cartellino. È stato in alto per la conta, Gabriele, te ne occupi. 10 a favore, chi è contrario? Nessuno, astenuti? Un astenuto. Ok, allora la mozione si dà per approvata. Compagni, io vi devo chiedere una cortesia. La mozione precedente ha avuto un problema di votazione, nel senso che ci risultavano 14 iscritti quando in realtà siete 13. C'è stata una pergemmazione intellettuale, la creazione di un iscritto in più fantomatico. Quindi per una questione di correttezza formale io vi chiederei di procedere nuovamente al voto, quindi non di questa mozione ma della mozione precedente, quella sulla caccia, sul divieto della caccia. Quindi chi non la do per illustrata, insomma non è il caso di metterci a leggere, quindi vi chiedo chi è favorevole alla prima mozione che abbiamo proposto, può alzare il cartellino. Gabriele procede alla conta, tenete i cartellini alti. 11. Quindi 11 a favore, contrari nel caso della prima mozione nessuno, astenuti 2 come nel precedente, perché anche in questo caso abbiamo rispettato la formalità e la mozione si dà per approvata. Allora, terza mozione particolare, presentata da Gabriele Ceccarelli come primo firmatario, modifica in deroga dello statuto dell'associazione. Ne do lettura. Premesso che parte in causa non è stata riconosciuta dal segretario di Radicali Italiani come associazione tematica del soggetto da lui rappresentato, in quanto lo statuto dell'associazione non avrebbe citato esplicitamente tra i propri scopi il, aperte virgolette, sostegno alle iniziative promosse da Radicali Italiani e dal Partito Radicale Non Violento Transnazionale e Transpartito, chiuse le virgolette. Visto lo statuto di Radicali Italiani, articolo 2 bis, comma secondo, ove si legge, apro virgolette, per essere riconosciute ufficialmente le associazioni di iscritti a Radicali Italiani devono comunicare per iscritto al segretario del movimento A, con 15 giorni di preavviso, la data e il luogo previsti per la tenuta dell'assemblea costituente, B, l'elenco dei propri componenti, completo i dati personali e del numero di tessera di ciascuno, con l'indicazione del segretario e del tesoriere, che devono essere iscritti a Radicali Italiani. C, il verbale dell'assemblea costituente dell'associazione attestante la presenza della maggioranza assoluta dei soci. Visto che lo statuto di parte in causa, invece, all'articolo 8.1 dice, apro virgolette, il presente statuto può essere modificato soltanto dalla maggioranza assoluta degli iscritti, chiuso virgolette. Considerato che tutti i requisiti formalmente richiesti dallo statuto dei Radicali Italiani sono stati rispettati, considerato che non è stata registrata la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, ritenendo che l'acquisizione del riconoscimento da parte di Radicali Italiani sia un'urgenza di cui occuparsi in tempi brevi, potendo essa rappresentare un punto di partenza fondamentale per dare inizio a un dialogo più intenso e costruttivo sui temi antispecisti con tale oggetto e in minor misura con tutta la galassia radicale, il primo congresso di parte in causa autorizza il segretario e il tesoriere, in deroga all'articolo 8.1 dello statuto dell'associazione, ad integrare lo stesso
solo ed esclusivamente secondo quanto specificato nella premessa, ai fini di venire incontro alle richieste avanzate dal segretario di Radicali Italiani. La mozione termina così. Do la parola a Gabriele Ceccarelli per l'illustrazione della stessa. Dunque, mi tocca la mozione più spinosa, devo dire, perché è chiaro che mi coinvolge personalmente in quanto tesoriere uscente, non soltanto in quanto iscritto. Quello che sto chiedendo a voi iscritti è di, è una specie di colpo di mano, se vogliamo, per certi aspetti. Cioè, noi chiediamo, per far sì di essere riconosciuti dai radicali italiani, l'obiettivo che ci poniamo per tutti i motivi che ho lungamente elencato nei passi di questa mozione particolare, e come oggi, come vedete, non è presente la maggioranza assoluta degli iscritti, non è possibile cambiare lo statuto. Allo stato attuale quindi abbiamo uno statuto bloccato. Non possiamo cambiare lo statuto, se non cambiamo lo statuto non siamo riconosciuti dai radicali italiani. Ecco perché vi chiedo, in qualche modo abbiamo pensato che forse l'unica via per ovviare a questo problema, altrimenti insormontabile, è quella di chiedere una deroga allo statuto. Vi chiediamo soltanto ed esclusivamente in questa occasione, solo per questo specifico caso, secondo quanto analiticamente scritto nella premessa, sostegno alle iniziative promosse dai radicali italiani e dal Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito, di lasciare che la modifica statutaria avvenga a maggioranza assoluta dei presenti, come adesso, e non a maggioranza assoluta dei soci. Questo è quanto. Grazie a Gabriele Ceccarelli. Ci sono interventi contro questa mozione, contro di questa mozione? Io sono in strada e vorrei intervenire. A favore o contro? No, perché, a favore o contro? Facciamo un'astensione? In astensione, perfetto. No, perché prima in realtà nella prima mozione io ho sbagliato, sono due a favori e nessuno e uno contrario, però okay. Insomma, è una questione anche di bilanciamento. Prego. Allora, Fabrizio Cianci per una dichiarazione di voto nel senso dell'astensione. Nel senso che capisco perfettamente il tema, perché esatto. Allora, il problema è questo, noi abbiamo dello stesso problema. Anche noi abbiamo formalmente chiesto il riconoscimento e nel nostro statuto quello che si vuole integrare nello statuto c'è scritto chiaramente, dalla seconda riga in poi. Quindi, tuttavia, nonostante questo, non è stato accordato il riconoscimento, ma addirittura siamo stati oggetto di ineducazione, perché appena parte in causa è arrivata una comunicazione, non vi riconosciamo per queste ragioni, io sto ancora aspettando da Staterini una risposta. E questo penso che non sia immaginabile, come dire, neanche lontanamente, in un qualunque partito, cioè penso neanche nell'UDC si faccia una cosa del genere. Figuriamoci nei radicali, perlomeno quello che io considero un comportamento radicale. Quindi io non so se questa mossa sia giusta, probabilmente sì, però vorrei spiegare perché mi asterrò. Perché secondo me noi, se vogliamo fare una lotta sia antispecista che ecologista, insomma, quindi entrambi due casi, quello che noi andiamo a vedere ogni volta che ci sono situazioni di sofferenza, di sfruttamento, eccetera, c'è quasi sempre un non rispetto della legalità e dello Stato di diritto. Ora, siccome per la legge e per il codice civile un segretario di partito o di associazione, comunque sono associazioni di fatto per la legge, i partiti, i movimenti, i sindacati, tutto quello che volete, il segretario è un po' il garante della Costituzione, ovvero lo statuto attraverso il quale entrambe le associazioni hanno formulato ufficialmente una richiesta. Allora, io non vedo, la sintetizzo la cosa, perché bisogna scendere a patti con chi è illegale. Cioè, nel senso, io la trovo una cosa inaccettabile, non voto contro perché non voglio creare problemi all'associazione, però personalmente non mi sembra una strategia
probabilmente utile, però come dire, siccome per me la politica è una questione di principi, perché senza i principi tutto vale il contrario di tutto, no? Cioè, è il dramma degli ultimi 30 anni dell'Italia, ma no? Cioè, il situazionismo, ma inteso proprio in termine carnevalesco, insomma, no? Ecco, allora, un partito, un movimento, insomma, chiamatelo come volete, tanto è la stessa cosa, che lotta per la legalità degli altri, deve essere innanzitutto in coerenza con la propria. Allora, siccome questo segretario ha dimostrato tante volte situazioni di questo tipo, l'ha dimostrato a noi, a voi, ma ci sono altre associazioni che sono in questa situazione, secondo me non è giusto che si chieda come dire, una deroga quando non è parte in causa, in difetto. Cioè, questo, cioè, ecco, la questione di principio che per me conta. E invece io rilancio l'idea di Maria Giovanna, nel senso che pure tu l'abbia accennata, di scrivere al presidente, che appunto rappresenta gli iscritti per statuto, per lo statuto violato da Staterini, perché è parte in causa, deve avere il riconoscimento. Io quella sta la vedo posta, okay. Scusa. Sì. Io faccio conto, cioè nel senso, io quello che sto contestando è il testo dello statuto. Lo statuto, cioè Staterini non può venirti a dire non ti riconosco perché non hai scritto XYZ. Uno gli dice dove sta scritto nello statuto che io devo scriverlo? Perché se c'è è giusto che se una regola c'è va rispettata, ma se non c'è non può essere inventata. Allora te ne vai al congresso, tu Staterini, ci puoi andare l'anno scorso e dire ragazzi, siccome a me non va di riconoscere tutte le associazioni e voglio riconoscerle in base a chi, a come fa comodo a me, questo è il problema, c'è un problema politico attorno ai riconoscimenti delle associazioni, è giusto dirlo, perché sono stati altri compagni che sono stati esclusi, non è solo un caso nostro, c'è un caso generale. Allora, siccome le regole si rispettano, soprattutto in un partito che si chiama radicale, io penso che sia una mossa più giusta scrivere il garante massimo, insomma, diciamo, dei diritti degli iscritti. Quindi, ecco, penso di aver detto tutte le complessità che mi muovono a votare in astensione, pur esprimendo una grande solidarietà rispetto a questa iniziativa, perché la comprendo perfettamente e trovo indegno che un'associazione come Parte in Casa e le altre debbano vivere una situazione di questo tipo, perché è fuori veramente da ogni, non so, insomma, da ogni razionalità minima, insomma. Cioè, oltretutto, un partito che ha problemi di iscritti, di mobilitazioni, che è in crisi culturale da 30 anni, arrivano due associazioni, un ecologista e un antispecista, invece di stendergli un tappeto rosso, no? Che fanno? Ti escludono? Cioè, noi siamo... E poi vai a dire che bisogna ripartire dall'ecologia. Oltretutto, vabbè, e spero non lo facciano, perché immagino che si inventano, perché tra le varie cose, per rispondere anche a Valerio, non c'è più, è andato via. Noi abbiamo fatto anche con Parte in Causa una serrata lotta, te lo ricordi, insomma, sulla questione degli OGM, perché questi danno per acquisite una serie di posizioni che non sono state mai discusse. Quindi voi comprendete perfettamente che il tema della legalità si riflette nel tema della democrazia. C'è un articolo in Italia, l'articolo 41 della Costituzione, cioè poi il riferimento nostro è quello, cioè te, come dire, in privato fai quello che ti pare, però nel momento in cui tu gestisci un bene pubblico, perché un partito è questo, ok? Poi insomma stai a, cioè tu servi la Repubblica, cioè questo è il mio punto di vista, cioè un partito serve la Repubblica, perché senza partiti o movimenti, insomma, associazioni, sindacati, quello che volete, la democrazia non può muoversi. La Costituzione attribuisce uno specifico compito a queste organizzazioni che è stato violato, quindi non c'è solo un problema di sgambetto a noi, okay? Io lo trovo una cosa gravissima e francamente nel 2013, siccome la Repubblica di Salò è finita da un bel pezzo, è ora di aggiornarsi. Scusate, ma io parlo molto chiaro, insomma, non riesco proprio a essere moderato, soprattutto sulle questioni di principio. Volevo dire un'altra cosa, però mi sono dimenticato, poi ho parlato sin troppo, però ecco, penso di aver focalizzato il tema. Quindi io farei una lotta anche culturale. E poi, ragazzi, ci serve riconoscimento? Cioè, sì, è giusto, perché è giusto riconoscere il lavoro delle persone, è giusto riconoscere l'impegno di un anno ed oltre di chi si è speso per Parte in Causa, per farla divenire la realtà che c'è,
e che comunque è un valore aggiunto per il movimento radicale nel suo complesso. Però non lo so, noi siamo radicali a prescindere dal riconoscimento di qualcun altro, insomma, sono le idee che ti fanno riconoscere e non la burocrazia. Quindi contiamo anche questo fatto, contiamo anche il fatto che oltre alla democrazia c'è un fatto di produttività politica. Gianni sa perfettamente, perché anzi lo ringrazio pubblicamente, noi stiamo facendo delle lotte sul verde storico, stanno demolendo i fori imperiali, ci siamo in catena degli alberi, cioè nel senso che un partito sveglio, no, a noi ci manda subito sulla via radicale: che state facendo? Vogliono demolire, poi li stanno demolendo, cioè, quindi siamo già in fase. Ok, non sia ottimo. Quindi è un tema. Questa è una dichiarazione di voto, non puoi parlare così tanto. Ok, scusatemi. Scusate ancora, mi azzitto. Ok, scusate. Posso dire una cosa? Ringraziamo Fabrizio Cianci, una veloce.